Brennero, seconda puntata. Matilde accusata di omicidio. Nel corso della seconda puntata di Brennero, le indagini sul mostro di Bolzano vanno avanti, ma per il momento senza troppo successo. Sembra che il serial killer non abbia colpito nuovamente ed è stato impossibile ricostruire i suoi spostamenti o formulare ipotesi su di lui. Nonostante le loro molte differenze, il rapporto tra Eva e Paolo sta diventando sempre più personale. I due cercano di proteggersi a vicenda e si lasciano andare anche ad alcune confidenze molto importanti, soprattutto in merito al doloroso passato di Paolo. Tra i due, a quel punto, scatta anche il loro primo bacio. Nel frattempo, un prezioso dipinto di Schiele sparisce e le indagini finiscono per concentrarsi in questa direzione, anche attraverso le analisi dei filmati di videosorveglianza. Tra i principali sospettati per il furto del prezioso dipinto c'è Matilde, una giovane pittrice. Eva conosce bene la ragazza e sa che è una persona affidabile, perciò è fermamente convinta che non possa avere nulla a che fare con l'accaduto. La situazione precipita quando il proprietario del quadro di Schiele viene ritrovato senza vita, assassinato. A quel punto è Matilde a essere sospettata di omicidio e viene portata in carcere. La situazione per la ragazza è davvero difficile ed Eva si mette in prima linea per indagare sul vero responsabile e scagionare Matilde. Paolo è al suo fianco in questa impresa, mentre si inizia a ipotizzare che questo strano omicidio possa avere un collegamento con gli altri e che il mostro di Bolzano possa averlo commesso per lanciare un messaggio di qualche genere. Matilde, intanto, ringrazia Eva e le chiede tutto il suo aiuto in questo momento. Voi che cosa ne pensate? Secondo voi cosa succederà e cosa ha a che fare Matilde con il mostro di Bolzano? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.